Il Modena dei record, ruolino davvero impressionante. Primo posto con 68 punti, due in più della Reggiana che ha pareggiato ad Ancona. 50 gol fatti, secondo attacco più prolifico, 17 subiti, migliore difesa. 20 risultati utili di fila, 18 vittorie, 2 pareggi e appena 2 KO, l'ultimo dei quali lo scorso 9 ottobre a Pontedera col Montevarchi. In casa l'11 Emiliano non perde dal 25 settembre, 1-2 contro l'Entella, sono trascorsi 5 mesi. Per la legge dei grandi numeri, chissà, certo è che i biancazzurri dovranno interpretarla in modo completamente diverso rispetto all'andata, quando non c'è stata partita, senza coperture preventive, senza equilibrio, Gerli, il metronomo ospite, mai schermato, insomma al di là dell'1-2 finale, il Pescara si consegnò letteralmente alla squadra di Tasser, che dopo 28 giornate vanta sul Delfino un vantaggio francamente impronosticabile alla vigilia, 21 punti. Pescara privo di Memuscei, Giambo, Delle Monache e Chiarella. Dubbio Pontisso che tuttavia alla fine dovrebbe farcela. Il probabile 11, Sorrentino Trepali, Zappella in grosso, Drudi e Veroli in difesa. Pompetti e Derisio nel cuore del reparto nevralgico. Più alto Pontisso, finto trequartista, davanti Dursi e Rauti. Alle spalle di uno tra Ferrari, al rientro della squalifica, e Cernigoi, che ha altre caratteristiche rispetto al bomber italo-argentino e che soprattutto a Pesaro ha dimostrato di saper giocare con la squadra e per la squadra. Non sarà una scelta semplice. Clemenza dovrebbe partire dalla panchina. Se Pontisso dovesse dare forfè, difficile, Zappella, esterno alto nel 4-2-3-1 di partenza, sarebbe un'opzione più che plausibile. E comunque servirà una partita di spessore. Auteri. La prima della classe, vabbè, di che parliamo? Una squadra che ha sempre vinto da record. Però per noi è stimolante per due motivi. Uno è questo, una squadra che non ha mai perso, e l'altro è che anche noi abbiamo necessità e bisogno di fare punti, perché intendiamo inseguire posizioni importanti proprio a ridosso delle prime. Questa partita si prepara da sola. Motivazioni ancora più spiccate dopo i KO di Entella e Cesena. Modena senza Silvestri, Marotta e Bonfanti. Al Braglia 10 vittorie consecutive. Il probabile 11 4-3-2-1. Gagno Trepali in difesa, l'ex Ciofani, Piacentini, Per Greffi e l'italo-brasiliano Azzi, autentico valore aggiunto della squadra emiliana. Jas gol in campionato. Gerli in cabina di regia. Mezzali, Scarsella e Armellino tra le linee, Tremolada e Minesso, entrambi alle spalle di Ogunze. Tesser. Dobbiamo far tutto per conquistare i tre punti, dobbiamo avere questa mentalità, nella consapevolezza della squadra importante, di grande qualità tecnica che troviamo di fronte, ma noi dobbiamo giocare con quell'obiettivo, indipendentemente dal risultato della squadra avversaria. Se noi saremo bravi da qua alla fine a guardare sempre solo esclusivamente in casa nostra, bruceremo meno energie che guardare in casa degli altri, le abbiamo in campo. Precedenti in Emilia non esattamente favorevoli. 10 sconfitte, 3 pareggi, l'ultimo 0-0 oltre 17 anni fa con Simonelli in panchina. Appena 2 successi centrati però nelle ultime 3 sfide. 26 dicembre 2013 il Pescara di Pasquale Marino espugna il Braglia grazie a questa strepitosa, travolgente progressione di Antonino Ragusa. Nella ripresa Maniero si procura ma fallisce il penalty del 2-0. L'ultima vittoria sempre in Bill, 14 maggio 2016. L'11 di Massimo Oddo schianta il Modena dell'ex Cristiano Bergodi. Finisce 5-2, marcatori Caprari, Benalì, doppietta di Lapadula e Memuscei. Quanta rabbia invece il 5 settembre 2011. Disastrosa la direzione dell'esordiente Viti di Campobasso, inesistente. Il Mani di Anania espulso nel primo tempo. Penalty solare non concesso a Immobile. Nel finale rosso diretto, senza dubbio eccessivo, sventolato a Marco Verratti, il migliore in campo. Il Modena vince 3-2 con un gol allo scadere di Dallabona. Sempre al Braglia, settembre 2005, 2-0 per gli emiliani, doppietta di Cristian Bucchi, addirittura 3 espulsioni, prima Aquilanti, poi in un finale incandescente Pomante finisce a terra dopo un contrasto aereo, i biancazzurri di Sarri si fermano sbagliando, Asamoah e Bucchi non si commuovono, Gautieri perde la testa, scalcia il Ganese, secondo giallo ed espulsione anche per Pesaresi. Era il Modena di Stefano Pioli, insomma al Braglia partite di fatto mai banali.